della comunicazione che ha scelto il governo e anche della scelta di rispostare le vaccinazioni, di vietarle, anche se non detto, anzi di consigliare, di raccomandare, che in modo perentorio mi sembra sia stato detto, che non venga utilizzato AstraZeneca sui gli under 60. Guarda, io penso che occorre separare due questioni. La prima, l'assoluta necessità e urgenza di portare avanti la campagna vaccinale con la massima velocità possibile, perché i risultati ottenuti sono straordinari, ma non solo, perché dobbiamo proteggerci nel modo più forte possibile dall'ipotetico possibile arrivo di varianti come quella inglese, come quella delta indiana, che in Inghilterra stanno creando grossissimi problemi. Siamo a metà del guado, non possiamo assolutamente farci trovare attraverso l'estate in una condizione in cui abbiamo rallentato la vaccinazione. Detto questo, tutto quello che può essere fatto per minimizzare i rischi e per massimizzare la sicurezza deve essere fatto. Quindi non mi preoccupa troppo il fatto che il governo, sulla base di indicazioni ottenute a livello internazionale dalle varie agenzie del farmaco, della salute, cambi anche ripetutamente le indicazioni, seguendo queste indicazioni e osservazioni che vengono dalle autorità che massimamente raccolgono i dati di tutto il mondo, quindi che riescono in modo ottimale a fare delle scelte che, ricordiamo, sono sempre scelte di frontiera. Mai è stata fatta una vaccinazione così globale, intensa, rapida, con vaccini sviluppati in tempi così brevi, quindi è normale aspettarsi che ci siano delle correzioni di rotta. Quindi è giusto che vengano aggiustati le logistiche e l'attribuzione dei vaccini. Ricordiamo che in Italia AstraZeneca viene utilizzato circa il 20%, quindi non è che stiamo parlando dell'impossibilità di spostare l'utilizzo del vaccino da una classe di età a un'altra, e perché si bloccherebbe tutto il processo. È probabilmente principalmente una questione di logistica, non è un vaccino che è usato in modo maggioritario ma minoritario. Detto questo, vorrei anche fare riflettere però su alcuni numeri che non vengono mai detti, ma che sono importanti da osservare. E il numero di persone giovani che sono morte di Covid in questo periodo di 15 mesi in Italia, se andiamo nelle classi di età da 0 a 29 anni, quindi le prime tre fasce di età, è di 83 persone. È un numero piccolo rispetto alle 127.000 complessive, ma non è un numero uguale a zero, un numero molto piccolo. Di queste 83 persone, 73 persone sono nella classe di età fra 10 e 29 anni. Quindi le classi di età di cui si sta parlando adesso all'incirca per le vaccinazioni. E se confrontiamo questo numero con i numeri che vengono circolati relativamente alla pericolosità, e tenete conto che la discussione poi sul fatto se certi casi sono veramente dovuti al vaccino o perché ci sono delle concause, delle patologie non evidenziate, è un discorso che sta venendo fatto a livello mondiale e italiano con molta attenzione, quindi i numeri precisi non li abbiamo, ma se prendiamo quello che viene detto tipicamente, che in una parte per 100.000 delle vaccinazioni, una parte per 100.000, ci possono essere effetti secondari significativi, e in una frazione di questi casi, ma solo in una frazione di questi casi, si può arrivare alla morte, quindi parliamo di alcuni casi per milione, e confrontiamo questi 73 casi di morti accertate per Covid in Italia su circa 2 milioni di persone, se teniamo conto che il vaccino AstraZeneca non lo diamo a tutti, ma solo a circa il 20% della parte della popolazione, viene a galla che i morti per Covid già accertati sono circa 35 parti per milione, cioè 3,5 per 100.000, cioè sono di più di quelli che si pensa potrebbero essere a rischio di un fenomeno grave, e molti di più di quelli che si pensa potrebbero avere addirittura un esito fatale. Questo per dire che anche se dobbiamo fare tutto il possibile per portare il più vicino a zero questo rischio, e sarà fatto riallocando le vaccinazioni,
Dobbiamo tenere presente che oggi stesso i morti per Covid in queste fasce di età così giovane superano in modo molto significativo i rischi di morti per vaccinazione collegato al Covid. Quindi questi numeri occorre averli presenti per minimizzarli il modo massimo possibile. Questo fa riflettere anche perché in effetti